Grazie Presidente. Il collega Mirabelli si chiede di evidenziare dove questo decreto crea problemi. E quindi lo faccio subito. Ad esempio nella conferenza regionale dei servizi. La conferenza regionale dei servizi, così come è stata ipotizzata in questo provvedimento, crea difficoltà operative e crea allungamento dei tempi. Non lo dico io. Lo dice l'ingegner Spuri, che fu dirigente del COM dopo la ricostruzione Marche-Umbria nel 97 ed oggi è responsabile dell'ufficio speciale per la ricostruzione della regione Marche. Questo decreto crea problemi prevedendo i programmi straordinari di ricostruzione, uno strumento urbanistico ulteriore che sappiamo necessiterà di tanto tempo, perché l'esperienza ce lo dice, i piani attuativi che dovranno essere predisposti a seguito delle perimetrazioni ad oggi sono partiti solo in 4 casi, cioè ancora devono partire i piani attuativi e si prevede un ulteriore strumento urbanistico che dovrà essere adottato dopo l'adozione degli stessi, quindi ci vorranno medialmente tra i 2 anni e 2 anni e mezzo per arrivare ai piani attuativi e poi aspetteremo altrettanto per i programmi straordinari di ricostruzione e solo dopo si comincerà a ricostruire. Collega Mirabelli, il problema di questo decreto è che, come ha detto giustamente... Io non te l'ho chiesto a te se me la volevi firmare. Ha fatto una domanda, credevo che fosse cortesia rispondere. Credo che ormai siamo arrivati alle repliche, lei parli con la Presidenza così non abbiamo nessun problema, lasciamo i colleghi esprimere le loro opinioni, grazie. Credevo fosse cortesia rispondere a una domanda esplicita, andrò oltre. Dicevo, il problema di questo decreto è che per l'ennesima volta si tratta di uno spot elettorale, l'hanno evidenziato bene i nostri colleghi. Dico per l'ennesima volta perché la gestione di questa ricostruzione è iniziata in questo modo. Il Presidente... Se per favore i banchi del Governo possono essere lasciati liberi, grazie senatrice, prego. Dicevo, il Presidente del Consiglio Renzi, che ebbe l'onere di gestire la ricostruzione per primo, avendo come obiettivo in mente non tanto quello di ricostruire quanto piuttosto quello di dimostrare di essere più bravo del presidente Berlusconi, che invece ebbe la responsabilità del terremoto dell'Aquila del 2009, prese immediatamente come riferimento quel terremoto, quella ricostruzione, e non a caso in un evento che coinvolge 4 regioni e inizialmente 140 comuni, oggi però 138, collega Verducci, si parla di cratere. Cratere aveva un senso all'Aquila, dove appunto per conformazione morfologica si poteva parlare di cratere, ma in un evento che coinvolge 4 regioni già il termine mutuato è del tutto inappropriato. E si è continuato così, si è presa come riferimento la ricostruzione dell'Emilia-Romagna, con una situazione completamente diversa invece da quella del centro Italia. Lo dimostra ad esempio il criterio di calcolo delle superfici, il criterio di calcolo del contributo che utilizza le superfici utili, non tenendo conto che in Emilia-Romagna i muri perimetrali sono di 30 cm, nel centro Italia i muri perimetrali sono di 1 metro, calcolando il contributo con le superfici utili non si riuscirà mai a coprire il costo della ricostruzione. Alcune cose positive nel decreto ci sono, collega, noi non l'abbiamo mai negato, ad esempio la riduzione dell'IRPEF da restituire. Molte persone che erano state delocalizzate nella costa hanno dovuto sopportare l'onere di 250-300 chilometri ogni giorno per andare a lavorare ed è giusto che vengano aiutate. Il problema però è che a fronte di una misura positiva che appunto ha determinato l'astensione del gruppo della Lega alla Camera ci sono altre previsioni che creano difficoltà, senza considerare poi quello che manca. Dicevo prima che non è stata data la possibilità di intervenire nella ricostruzione impiegando e rendicontando il contributo per intero sugli aggregati. Questa è una necessità tecnica indispensabile, evidenziata appunto da chi lavora quotidianamente sul terremoto dal lato dei privati,
ma evidenziata anche da chi è responsabile per il pubblico della ricostruzione. Di nuovo l'ingegner Spuri ha evidenziato questa come una problematica da risolvere. Ci sono evidentemente altre mancanze, come ad esempio la non deroga al testo unico, che ad oggi deve essere applicato perché l'intervento di ricostruzione viene equiparato a nuova costruzione, quindi assoggettata a tutti i limiti che le nuove costruzioni hanno nelle zone che hanno evidentemente già troppi vincoli di per sé, da quello architettonico a quello ambientale perché si tratta di un parco nazionale, a quello urbanistico perché il proliferare di norme e inevitabilmente comporta l'applicazione degli stessi. E quindi ecco perché noi, nonostante la nostra contrarietà a molte di queste misure, comunque riteniamo che per i piccoli passi in avanti che sono stati realizzati da questo decreto, il voto di astensione sia stato pienamente giustificato. Grazie, senatore Pazzaglini.